Riapre il salotto che da 5 anni ormai ospita via Chiaia incontri con autori e performance teatrali nel Chiaia Hotel de Charme. Poetè rinnova il ciclo in cui si alternano poesia e letteratura, graphic novel e saggistica, e leggendo il programma si ritrova subito il suo sguardo più caratteristico, che si pone contro ogni discriminazione omotransfobica ed ogni altra forma di esclusione e razzismo. C'era sempre la voglia di fare qualcosa di nuovo, di diverso, e in me, in quanto albergatore, anche di dare uno spazio in più alla città che ne ha proprio bisogno ancora oggi. Quindi nasce per caso, nasce con la voglia di fare qualcosa di altro, e essendo giunti alla quinta edizione ed essendo sempre più ricca, direi che ci siamo riusciti perfettamente. Il programma prevede 20 incontri che accompagneranno la rassegna fino a giugno. Oggi si parte con il primo appuntamento. Delia Morea presenta Una terra imperfetta. Da Walter Sita, Ivan Cotroneo, a Lorenza Foschini, Franco Buffoni e tanti altri ci sono venuti a trovare presentando i loro libri, e gli attori di questa città, in maniera, come dire, molto generosa, hanno sempre prestato la voce e il gesto ai libri, alle pagine di questi autori, con la convinzione, che è anche la convinzione di quest'anno, che grazie alla cultura si può in realtà infrangere l'immaginario collettivo, abbattendo qualsiasi forma di discriminazione e qualsiasi forma di razzismo ed esclusione, soprattutto quello omotransfobico. Ed è proprio per questo che al nostro fianco abbiamo il sostegno dell'assessorato alle pari opportunità del Comune di Napoli, nonché di una serie di associazioni che da sempre, ancora quest'anno, testimoniano la loro vicinanza: ad Arcighe Napoli, Arcighe Salerno, il CSV, la Linea Scritta, l'Associazione Volo Libero, il Coordinamento Campania Rembo, Napoli Gay Press, insomma tutti vicini nella lotta a qualsiasi forma di discriminazione con la cultura.